Bella raga! Due settimane fa ho fatto uscire il video sul batterista degli Sleep Token che trovate nel link qui e vi è piaciuto tantissimo. Su Instagram mi avete commentato in tantissimi chiedendomi il tutorial di alcuni groove, alcuni feel. Ne ho selezionati 4 e ve li porterò tutti in questo video. Ma prima mi raccomando, iscriviti al canale. Non ti costa niente, ti costa solo un click e avrai sempre la notifica ogni volta che esce un mio video. Partiamo subito. Il primo feel è un feel iconico di The Summoning ed è circa ad 1 minuto e 16 nel passaggio tra il primo ritornello e il secondo intro. Questo feel può sembrare complicato, ma in realtà è veramente facilissimo ed è tanto facile quanto geniale, perché il batterista degli Sleep Token è un drago a prendere degli sticking semplici, dei linear semplicissimi e farli sembrare complicati. È scandito quasi tutto in sedicesimi e parte con il Charleston che si apre e si chiude assieme alla cassa. Pausa di sedicesimo, due colpi sul rullante, cassa, due colpi sul Charleston, cassa, quattro colpi sul rullante. Quanto è perfetto questo feel? Pochissimi colpi, nessun doppio colpo con la cassa, semplicemente dei linear, due mani e due piedi. E la cosa bella è che il Charleston viene usato esattamente come fosse un tom e questo mi fa impazzire del batterista degli Sleep Token. Veniamo al secondo feel e qua aumentiamo molto il livello di difficoltà. È un feel in alkaline ed è circa 2 minuti e 45. Capiamo cosa suona. Lui parte con un unisono, rullante e china. Questo primo unisono tra rullante e china in realtà fa parte di un paradiddle, nel senso che dopo l'unisono ci sarà una pausa di sedicesimo e il paradiddle continuerebbe con due colpi di mano destra. Continuiamo poi il paradiddle con due accenti, con sinistra e destra. Tutto assieme. Poi la mano destra va sul Charleston che si apre e si chiude subito assieme alla cassa. La mano sinistra rimane sul rullante e suona una ghost. Ora ci sarà una rullata a colpi singoli con 3 sedicesimi sul rullante, primo tom, timpano e cassa. Ora il feel non finisce con la mano destra, ma finisce con la mano sinistra sul rullante e la mano destra è in levare di sedicesimo. E c'è quindi una sorta di paradiddle cominciando con la mano sinistra. Dopodiché ci sono due ottavi, uno sul china e uno sul Charleston che si apre e si chiude, sempre con la cassa sotto. Ora comincia una rullata in sestine con tre colpi sul rullante, uno sul primo tom, uno sul timpano, due con la cassa, uno sul secondo tom, tre colpi sul rullante, un colpo di cassa e finisce con un unisono tra primo tom e timpano. Vediamo tutta la rullata in sestine. Vediamolo tutto assieme lento. Bellissimo. Questo è veramente tanto complicato da suonare come lo suona lui, ma è veramente un feel della Madonna. In quasi tutti i groove degli Sleep Token c'è un comune denominatore e questo comune denominatore è il djent. Quasi tutti i groove sono djent e nel djent una cosa che non può mancare è l'utilizzo di poliritmi, di cellule ritmiche che si ripetono ciclicamente. Il groove del finale di Ascensionism non fa assolutamente eccezione. Qui è presente un poliritmo di 2 su 3. Ma cosa significa poliritmo 2 su 3? Prendiamo un movimento molto lento.
Dato che questo è un poliritmo 2 su 3, il groove deve basarsi su una suddivisione di questo movimento in tre parti. Dopodiché si deve intersecare sopra questa suddivisione in 3 una suddivisione dello stesso movimento in 2. E ora non ci resta che suonare in contemporanea queste due suddivisioni. Un modo per capire meglio come suonare questo poliritmo è prendere il movimento, prendere la suddivisione di base in 3, e dato che è un poliritmo 2 su 3, questa suddivisione in 3 la dividiamo a sua volta in due movimenti, quindi verrà una suddivisione del movimento di base in 6. La mano sinistra, che in questo caso suonerà la suddivisione in 2, dovrà suonare ogni 3 di queste nuove suddivisioni in 6. Figo, ci sta. È un esercizio carino, ma è un esercizio, non è assolutamente un groove. Come facciamo a rendere questo un groove? La suddivisione in 3 ora dovrà suonare effettivamente il groove. Il groove in questo caso viene suonato in 4 quarti, con il rullante sul terzo quarto. Per costruire il groove di Ascensionism basterà suonare la suddivisione in 2 con la mano sinistra su un crash all'unisono con la cassa e mantenere il rullante sul 3 di ogni battuta. Per riuscire a suonare bene questo groove ovviamente bisogna aver capito esattamente come si incastrano il 2 sul 3. Però questa è la base per riuscire a suonare il 50% di tutti i groove degli Sliptoken. Questo poliritmo 2 su 3 è presente veramente in tantissime canzoni. Ascensionism, ma The Summoning è tutto basato su questo poliritmo. Un altro modo in cui lui costruisce dei groove poliritmici è il seguente. Partiamo sempre dal poliritmo 2 su 3 che abbiamo visto prima, con il groove sul piatto e il rullante sul 3 di ogni battuta. Aggiungiamo ora la cassa che suona la suddivisione in 2. Memorizziamo il pattern nella cassa perché la mano destra non dovrà più suonare i quarti, ma dovrà suonare all'unisono con la cassa e il rullante invece dovrà mantenere la stessa posizione. Abbiamo appena costruito il groove a 2 minuti e 44 di Euclid, un altro brano assurdo di quest'ultimo album degli Sliptoken. Spero che questo
questo video ti sia stato utile. Se sei interessato all'argomento poliritmi, mi raccomando, scrivilo sotto nei commenti, che vorrei fare tutta una serie di video dedicati ai poliritmi, però voglio essere sicuro che a voi possa interessare. Mi raccomando, di nuovo, iscriviti al canale. A te non costa veramente niente. Iscriviti, attiva la campanella, seguimi su Instagram, che pubblico tutti i giorni nuovi reel, anche su TikTok e anche su Facebook. Noi ci vediamo nel prossimo video.